Ragazzi, ho scoperto un metodo su FIFA 17 con cui riuscire a triplicare, e dico triplicare nel giro di un attimo, i propri crediti. Che significa? C'avete 10.000 crediti? Ragazzi, vi garantisco che nel giro di un attimo diventeranno almeno 30.000. C'avete 30.000 crediti? Ragazzi, nel giro di un attimo diventeranno addirittura 90.000 crediti. Seguitemi dopo la sigla, ragazzi, vi spiego tutto quanto. Vai! Eccoci qua. Bella a tutti dal Gabone. Siamo tornati su FIFA 17 perché, come promesso, anche questa settimana facciamo un nuovo episodio della compravendita. Il metodo Aduriz ve lo rimando al link in descrizione, quindi andate a guardarlo, perché nel giro di un attimo con quello sono riuscito a guadagnare più di 50.000 crediti. Faccio una piccola premessa sui crediti disponibili: non vi fate ingannare. In realtà io non lascio mai i miei crediti fermi là, perché significa non guadagnarci nulla. Tutto quello che io guadagno lo prendo, lo reinvesto sul mercato facendo compravendita. Oggi vi farò vedere il metodo Strotman, gli altri metodi non vado avanti con le pagine perché me li riservo per le prossime puntate. Se arriviamo almeno a 500 like, settimana prossima ovviamente arriverà un nuovo incredibile metodo di compravendita, alternativi a questi ovviamente, che vi permetteranno di guadagnare delle cifre veramente incredibili. Detto questo, cominciamo subito col metodo Strotman. Questo è un giocatore che anche lo scorso anno mi ha consentito di guadagnare centinaia di migliaia di crediti. Ci ho voluto riprovare anche quest'anno, ragazzi, voi non potete immaginare. Mi sta dando delle soddisfazioni veramente incredibili. Dobbiamo fare un'altra piccola premessa. Io di solito, e dico di solito, quando acquisto i giocatori vado ad impostare al giocatore che voglio prendere il prezzo massimo compra ora. Che cosa è successo ieri, ossia domenica? Volevo prendere Strotman per fare compravendita. Io so che Strotman ha un determinato valore di mercato, li volevo acquistare massimo col compra ora a 1000 crediti. Quindi ho preso Strotman, l'ho impostato prezzo massimo compra ora, non sono riuscito a trovarne nemmeno uno. Ed è qua che mi è venuta in mente st'idea. Ho detto, proviamo a vedere, senza impostare alcun prezzo, a quanto si vendono gli Strotman sulle aste. Ho cliccato senza inserire prezzo massimo. Ragazzi, c'erano una marea di Strotman a 650 crediti prezzo base, 10.000 compra ora, che rimanevano completamente invenduti. Allora ho detto, cavolo, ma se riuscissi a prendere veramente gli Strotman massimo a 700-750 crediti, il guadagno sarebbe veramente incredibile. Che cosa ho fatto? Ovviamente mi sono messo sulle aste, ci ho perso un quarto d'ora 20 minuti. Nel giro di un attimo ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tutti acquistati massimo a 700 crediti, non se li è cagati nessuno. Adesso, qual è il discorso? Forse non molti lo sanno, ma Strotman è un giocatore che si rivende molto, e dico molto facilmente, anche a 3.000 crediti. Io come al solito, quando li rimetto in vendita la prima volta, sparo prezzi leggermente più elevati. Per quale motivo? Perché molti non conoscono il prezzo reale di Strotman. Voi non potete immaginare quante persone vedono, per esempio, questo Strotman a 3.200-3.400, lo vogliono senza pensarci e lo prendono immediatamente. Quindi, il consiglio che vi do, ragazzi, provate sempre a sparare cifre un po' più elevate, anche 3, 4, 500 crediti sopra il valore del giocatore, perché molto probabilmente più di qualcuno riuscirete a venderlo. Se invece li volete vendere immediatamente, ragazzi, e li venderete veramente nel giro di un secondo, metteteli 2.400 prezzo iniziale, prezzo massimo compra ora 2.700 crediti. In quel modo li venderete veramente in un attimo. Che cosa succede, ragazzi? Io su questi Strotman ci ho investito 700 crediti l'uno, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono 4.900 crediti di investimento. Che cosa succede? Se io li rivendo, e dico li rivendo almeno a 2.100 crediti a Strotman, cosa che non succederà perché li rivenderò molto probabilmente a di più, riuscirò a triplicare, e dico triplicare nel giro di un attimo, il capitale che io ci ho investito. Se li compro a 700 e li vendo a 2.100, 7, 14, 21, quindi il triplo esatto.
Perché dico il triplo e non dico di più? Perché siamo a lunedì mattina e i prezzi dei giocatori tendono a calare un pochino. Quindi è molto probabile che oggi gli Strootman non verranno venduti a 3200-3400 crediti. Quello che io farò però, e lo faccio tutte le settimane ragazzi, sicuramente continuerò a insistere su questo prezzo, perché domani, dopodomani e soprattutto dopodomani ancora, i prezzi torneranno quelli che erano appunto verso il fine settimana. Nel weekend i prezzi sono sempre più elevati perché il traffico di utenza è veramente molto elevato, quindi di conseguenza ci stanno molti giocatori che non conoscono bene i valori di mercato dei giocatori e li vanno ad acquistare anche a prezzi esorbitanti. Quindi ragazzi, approfittatene se trovate gli Strootman, ma sicuramente ne troverete veramente a ciabattella, a 650 crediti prezzo base. Fate le aste, sicuramente non se li filerà de pezza nessuno, perché è così, tutti ormai vanno sul ricerca prezzo massimo compra ora e quindi quel tipo di giocatori proprio non li guardano. Accattateveli perché la compravendita è bella che fatta. Detto questo, vi ricordo che se in questo video arriveranno almeno 500 like, la settimana prossima arriva un altro incredibile metodo di compravendita. Quindi, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate i link di tutti i miei social per rimanere aggiornato a 360 gradi sul mondo del gabbone e sui video che pubblico. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Ah, raga, bella a tutti! Ciao!